Siamo con il presidente del consorzio Polieco e il direttore del consorzio. Polieco ancora una volta ha scelto di essere protagonista alla Fiera Internazionale di Recupero Materia ed Energia di Sviluppo Sostenibile Ecomondo 2010. Dottoressa, quali sono i numeri del consorzio riferiti all'anno in corso? In termini di riciclato, certo. Noi siamo, nonostante la crisi del mercato, nonostante la forte spinta dell'esportazione, siamo riusciti anche quest'anno ad raggiungere, a superare notevolmente gli obiettivi previsti dalla legge in 350.000 tonnellate di riciclato. Va detto che il merito, che è tutto delle nostre aziende, ha fatto sì che il Polieco si sia anche posto un problema importante. Oggi riciclare in Italia è sempre più difficile per reperire il materiale, e la mancanza di reperibilità del materiale fa scattare quelle che sono le esigenze per le aziende di trovare un materiale, e quindi trovare uno strumento, quale appunto dovrebbero essere consorzi obbligatori nazionali, per reperire materiale e aiutarne in questa ricerca. Ecco perché noi da quest'anno, anche in occasione di Ischia, e vogliamo ribadirlo qui a Rimini, la nostra preoccupazione principale è i dati. Siamo in un paese dove i dati non riusciamo a reperirli, né per l'immesso sul mercato, né per quello che si riesce a recuperare oggettivamente come rifiuti, come scarti, come materia prima per impianti di riciclaggio. Ecco perché noi auspichiamo che l'ISPRA, che è l'ente certificato dal Ministero dell'Ambiente e grazie al quale noi abbiamo potuto avere un minimo di tracciabilità dei numeri, venga incentivato e gli venga data la possibilità proprio di monitorare il mercato sia sull'immesso che sul riciclato e reperito, proprio per ovviare alla problematica che poi le aziende hanno. Quindi partire da dei dati certi, che oggi non ci sono, e credo che questo solo il terzo mondo, e da questi dati certi quindi poter poi dire: ok, ho raggiunto l'obiettivo, quanto sono al di sotto di quello che effettivamente è messo sul mercato. Quindi io auguriamo che anche il Polieco con l'ISPRA possa collaborare e ci possa dare questa mano, che tanto ne abbiamo bisogno, di certificazione dei dati, tracciabilità dei dati, certificazione dei dati. Bene, mi sembra che in questo discorso legato all'incertezza, sì, dei flussi, tanto di dati quanto di materiali, si possano annidare i rischi di traffici non proprio leciti. Certo. Ecco, qual è l'impegno del Polieco per quanto riguarda la mitigazione di questi rischi? Guardi, basta pensare questo, che la mancanza di dati certi fa scaturire due aspetti importanti: sull'immesso al mercato, l'evasione fiscale. Perché se tu non hai dati certi su quanto immetti sul mercato, capisci bene che la problematica dell'evasione è enorme. Sul fatto invece dei rifiuti, apre quel mondo dell'illegalità dove si annidano poi i mercati più strani, quelli della malavita organizzata. Il Polieco da sempre combatte questo, come monitorando il settore che lo riguarda, in questo caso i rifiuti a base di polietilene. Ma capisci bene che se noi saremmo supportati da dei dati di partenza sicuri, e solo l'ISPRA qui ci può dare una mano, noi a questo punto combattiamo due fenomeni che sono entrambi illegali: l'evasione e il traffico illecito di rifiuti. Grazie. Okay, grazie. Presidente, come dicevamo poc'anzi, siamo alla Fiera Internazionale del Recupero di Materia, Energia e Sviluppo Sostenibile. Ecco, i rifiuti sempre più sono considerati materiali. Vede, noi stiamo vivendo una fase storica. Lei si ricorda a Ischia, all'ultimo convegno, dove noi abbiamo fatto di questo un cavallo di battaglia. È riduttivo, è sciocco ed anacronistico oggi parlare di rifiuto, di riciclo in quanto medaglia al valore per l'ambiente. Sono tutte situazioni oramai passate. Oggi il riciclo, il materiale riciclato, è da considerarsi il futuro, in quanto è la base di tutto quello che sarà il prossimo sviluppo industriale. Arrivo a fare un esempio: le auto,
i beni durevoli, ma tutto quello che noi vediamo, vedi la carenza di materie prime, vedi la sensibilità ambientale che sta crescendo nei paesi a tradizione industriale e gli emergenti. Tutto questo fa sì che basta dare un'occhiata a quello che c'è in fucina a Bruxelles per capire dove sta andando il mondo industriale. Il mondo industriale sta andando verso l'obbligo condizionato al prossimo sviluppo affinché le materie prime provengano tutte dal riciclo. Qualunque immesso sul mercato avrà un contenuto da minimo a un massimo di materiale riciclato, quindi va visto come una produzione di materia prima. Chi non capisce, chi non si adegua, chi non lavora a questo progetto è fuori tempo, è fuori dal sistema industriale. Quindi io, è un appello che io faccio anche agli operatori del settore, non mollate. È un momento molto difficile per tutti i settori, ma sicuramente per i materiali da riciclo, vista la concorrenza, visto le problematiche che ci sono legate a questo, visto le interferenze mafiose, visto tutto questo, chi opera nel settore è veramente un eroe. Noi dobbiamo far sì che questi eroi non mollino, restino, perché il futuro è loro, il futuro è nel materiale considerato da riciclo, che è oramai una risorsa dal quale il paese deve difendere la proprietà. Non si può pensare di prendere questa ricchezza, perché di ricchezza si parla, e darla in mano ad altri affinché ci portino via quote di mercato, ma non più di riciclo, ma di produzione. E questo è l'appello accorato che Polieco fa a tutti quelli che si occupano di questo nel settore e nazionale e europeo, perché oramai noi siamo una grande nazione che comincia dall'Italia e finisce dalla Scandinavia. Ecco, a questo punto, al di là dell'appello alle aziende a resistere, cosa si chiede concretamente al mondo delle istituzioni affinché da una parte il mercato sia tutelato a lavorare secondo le regole, dall'altra ci sia un'effettiva circolazione di merci che provengono da materiali riciclati? Ecco, a questo punto lei mi ha fatto una bella domanda. A questo punto io direi, la dottoressa Salvestrini ha detto poc'anzi, noi siamo impegnati nel contenere questo, chiamiamolo, malaffare che è legato al sistema rifiuti. Ebbè, diciamo che le autorità preposte stanno facendo molto, io vorrei che facessero ancora di più per tutelare chi lavora bene, chi lavora in regola con le norme. Quello che è importante è che bisogna aprire anche un altro capitolo. È importante riciclare, è importante riciclare bene, è importante produrre bene, però tutti dobbiamo produrre bene, quindi ci vuole un'attenzione particolare a quello che arriva da fuori, perché se arriva da fuori, fatto senza regole, senza controlli e senza, diciamo, quel minimo di caratteristica industriale che il prodotto deve avere, diventa un boomerang che a questo punto sì che diventa irreversibile, e allora diventa un dramma. Quindi i controlli, noi stiamo lanciando lo slogan il rifiuto a chilometro zero. Cosa vuol dire? È chiaro che più vicino è il rifiuto, più vicino è l'utilizzo di questo come riciclato, e più i controlli sono certi, sicuri ed accurati. Ecco che io penso di spendere una parola a favore del Polieco, a favore della dottoressa che si è anche sovraesposta su questi argomenti. Noi dobbiamo fare rete, dobbiamo fare squadra, dobbiamo fare in maniera tale che i processi produttivi, le istituzioni e i controlli siano un tutt'uno. Questo è l'obiettivo al quale noi dobbiamo tendere.